questione pregiudiziale. Grazie Presidente. Innanzitutto questo decreto è del tutto privo dei requisiti di necessità, anzi di straordinaria necessità ed urgenza previsti dalla Costituzione per un decreto legge. Ed uso mettere nelle premesse al decreto legge le ragioni per le quali si decide di usare questo strumento, per le quali il governo decide di usare questo strumento. E le ragioni citate qui sono: ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di superare l'istituto del lavoro accessorio al fine di contrastare pratiche elusive. Queste parole, se si prendessero sul serio, sappiamo che le ragioni sono altre, però queste sono le ragioni dichiarate dal governo, non in un documento da quattro, una circolare sull'apertura degli uffici, no, su un aspetto fondamentale per emanare un decreto legge. Se noi dovessimo prendere sul serio, dovremmo dire che il governo ha sconfessato totalmente la linea tenuta da questo governo e da quelli precedenti, che hanno ampliato a dismisura l'uso del voucher. L'uso del voucher era già stato introdotto nella legge Biagi del 2003, secondo governo Berlusconi, ma era stato, gli aspetti applicativi ne avevano prorogato l'entrata in vigore, il possibile utilizzo di questi buoni per il lavoro, all'anno 2008. Nel 2008 ce ne furono 500.000, nel 2009 2 milioni, nel 2010 9 milioni, nel 2011 15 milioni. Questo era l'utilizzo che era stato fatto durante il governo Berlusconi, che mise in atto questi voucher, il cui utilizzo era limitato sia per quanto riguarda la durata, sia per quanto riguarda gli importi, sia per quanto riguarda i settori di utilizzo. Poi sono arrivati i grandi risanatori, sono arrivati il governo Monti, che l'ha esteso nel 2012 con la cosiddetta legge Fornero, è arrivato il governo Letta, che l'ha esteso, e infine il governo Renzi li ha ulteriormente estesi. E poi ci vengono a dire che bisogna contrastare gli abusi. Dicevo, nel 2011 ci furono 15 milioni di questi buoni lavoro, detti comunemente voucher. Nel 2012, con l'azione del governo Monti, si passò a 23, nel 2013 a 40, nel 2014 69 milioni e per arrivare poi nel 2016 a 134 milioni, cioè 9 volte più di quanto avvenne nel 2011. Non saranno stati tutti abusi, indubbiamente, ma è chiaro che c'è stato un allargamento tale che non solo ha permesso di usarne così tanti abusivamente, ma verosimilmente ha incoraggiato molti, ed è stato anche detto, ha incoraggiato molti ad usarne uno per una giornata intera di lavoro, anziché usarne uno per ogni ora di lavoro. Per cui i danni sono ancora molto più ampi di quanto i dati INPS che ho citato testimoniano. Allora, abbiamo una situazione nella quale il governo dice: abbiamo sbagliato sempre, ha sbagliato il governo Renzi, ha sbagliato il governo Letta, ha sbagliato il governo Monti, non bisognava allargare, bisognava tornare indietro. E come interviene il governo? Poteva intervenire limitando l'estensione dei voucher, poteva ridurre l'ambito applicativo, ad esempio, a quanto aveva definito il governo Berlusconi, che aveva dato luogo a un utilizzo ragionevole di buoni lavoro, che in gran parte era ex lavoro nero che emergeva, o addirittura qualche lavoro che prima non si poteva effettuare, che veniva finalmente effettuato anche con una copertura INPS, per cui con garanzie per i lavoratori, tranquillità per il datore di lavoro e qualche introito per il fisco. Invece si è voluto abolire del tutto. Perché? Perché la ragione non è assolutamente quella indicata nel decreto, questo è un falso sfacciato fatto dal governo, ma la ragione è evitare il referendum promosso dalla CGIL e da altre organizzazioni.
Peccato che la Costituzione parli di straordinaria necessità ed urgenza oggettiva, di urgenza nell'interesse del Paese, non nell'interesse di una parte politica che aveva paura di un referendum in cui una forza di sinistra come la CGIL sarebbe venuta in contrasto con l'attuale governo, mettendo in luce determinati contrasti che non possono essere sanati certamente da questo decreto truffa, ma che perlomeno non vengono sanciti, questo dal punto di vista del governo, da un'altra, si noti bene, sconfitta referendaria. Ma è un modo serio di comportarsi? È un modo responsabile di comportarsi da parte di chi governa il Paese e aspira a governarlo per altri 5 anni e col referendum del 4 dicembre aspirava a governarlo per sempre senza rendere conto ai cittadini e abolendo praticamente il lavoro del Parlamento? Direi che davvero non è serio. E non è serio perché, non soltanto dal punto di vista politico, non è una cosa che riguarda queste aule e i dibattiti televisivi, ma dal punto di vista della realtà. La realtà è che nell'ultimo anno c'erano stati 134 milioni di ore di lavoro coperte da questi buoni lavoro. 1.600.000 persone coinvolte che da un giorno all'altro, a causa del decreto legge, si trovano senza uno strumento per poterlo attuare. Direi che questo è il tipico caso in cui non si poteva fare un decreto legge. Non solo mancano le ragioni per fare il decreto legge, ma il decreto legge non si poteva proprio fare in questo modo. Ci sono delle aziende che si sono trovate fin dal primo giorno di vigenza di questo decreto legge e naturalmente ancora oggi in gravissime difficoltà, per cui costrette o al lavoro nero, al ritorno al lavoro nero, oppure addirittura alla non effettuazione di determinati lavori che sono utili. Il lavoro non serve solo al lavoratore, serve perché produce un bene per la collettività. Qui facciamo esattamente l'opposto di quello che un governo responsabile dovrebbe fare, e cioè un sabotaggio di attività economiche in diversi settori dove è indispensabile uno strumento di questo genere. Come si fa? Pensate che si possa usare il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, questa formula magica del Jobs Act, per i lavori di giardinaggio, per i lavori stagionali in agricoltura, per le lezioni supplementari private, per il babysitting? Pensate che si possa fare una cosa di questo genere? Assolutamente no. Qui si è passati al nero oppure al blocco di determinate attività, perché viene quasi da dire non sempre è possibile fare il nero, e questo dovrebbe essere una cosa positiva. Il problema è che se si mettono le aziende, i cittadini, le persone in condizioni che o nero o niente, forse era meglio il nero. E invece qui niente, e in più si tagliano gli introiti fiscali e previdenziali che questi buoni, bene o male, davano. 134 milioni di voucher nell'ultimo anno vogliono dire 67 milioni di incassi dell'INPS che vengono in grandissima parte a cessare. Visto che il governo ha scritto il falso nelle premesse, cioè dicendo che sconfessa tutta la politica che in realtà poi vuole portare avanti, io voglio vederlo, il programma del Partito Democratico per le prossime elezioni, se prevede l'abolizione totale dei voucher, torniamo al regime precedente, non credo, e dunque abbiamo il falso. Ma c'è anche il falso nella relazione tecnica. La relazione tecnica dice che non sono prevedibili riduzioni degli introiti fiscali e previdenziali perché verranno usati gli altri strumenti. Gli altri strumenti sono impossibili da usare. Ecco perché la cosa più opportuna che noi chiediamo con la nostra pregiudiziale, che Forza Italia chiede con questa pregiudiziale, è di sospendere la discussione e aprire una discussione seria. Non è possibile che con un decreto il governo vada molto al di là di quanto la CGIL chiedeva col suo referendum. La carta dei diritti del lavoro della CGIL prevede i voucher, invece il governo è più a sinistra della CGIL. Purtroppo non è così, è semplicemente completamente privo di serietà.